Allora, mettiamoci il profumo. Solo un pochino, mamma. Brava. Giusto un pochino. Ok, adesso ti sei messo il profumo. Toria, adesso il tuo... C'è un messaggio in sangue. Hai detto che saremmo stati una famiglia, hai mentito. È la tizia di prima, vero? Ecco, adesso i topi mi evitano. E quindi io posso fare tutto il corridoio. Signorina, io di lei non mi fiderei. Perché è una suora e perché è una bambola. Questa è chiusa, decisamente chiusa. Madonna, signorina, però me la fa prendere, ma... Dove cazzo sono finiti? Hanno chiuso la porta. Da quanto tempo? Che non salvo. Ok, fermi tutti. C'è un sacco di roba che non si può aprire tranne qua. La disgrazia della famiglia Davis. Qua c'è un corvo. Sarei dovuta andare dal corvo, mi sa. Sarei dovuta andare dal corvo. Oh cazzo. Ho capito, ma dove... Ok. Calmi, eh. Calmi un pochino. Allora. Ci sono un sacco di bellissimi fiori, io devo salvare perché qua è un bordello. Un bordello. La porta prima non si apriva comunque. More, sei tu, vero? Andiamo a vedere se... Non è uscito fuori un fantasma in casa mia. Ok, nessuno mi ha fatto venire ancora un infarto nella vita reale. La risposta era facile, sono io che sono scema. Salve. Brava. Vattene a fanculo. Ok. E mo? Sì! È una pessima idea, ma tu fallo. Oddio. Oh, porca zoccola. Non ci si può manco un attimo addormentare. Questa si chiamava la doll room. Oddio santo, chi c'è adesso? Chi è? Cos'è? Va bene, mi sa che lo dovrò usare. Cos'è che ho preso? Ah, ecco. Potevo usarlo sul resto, invece io ho deciso di... ma è chiaro, so cosa, per cosa lo devo usare! Fuori stupido! Ho capito! Eccoci. Ok. Vaffanculo! Vattene a fanculo! Stronza! Salviamo perché qua gli infartini sono tantissimi. Vattene a fanculo, stronza! Mi hai aperto la strada qui dietro? No, questa ormai è chiusa per l'eternità. Vabbè. Ciao, stronza! Oddio santo, che è quella cosa? Una bambola, ma che carina! Oh! Perché non posso attraversare? You want the pass! Ok,
Madonna mia. Perché ho un déjà vu? Ecco, non passerai, signorina. Mi impedisce di andare avanti. Tu non passerai. Perché mi stai ostacolando? Vabbè. Ah, salve signorina. Devi distruggerla per andare oltre. Bruciala bene e lo spirito all'interno brucerà anche lui. E poi, puff, puoi andare attraverso la barriera invisibile. Fermati. Grazie dell'idea comunque, signorina. E tu le credi? A quella tamarra? Sì, le credo. Amore, non provare a darmi l'infartino adesso. One hour later. Mo' io devo trovare un modo di distruggere sta roba. Capo! Signorina, lei è qui. Amore, vuoi le cuffiette? Beh. Prima che il computer muoia perché c'è poco spazio, seguiamo la tizia. Signorina, mi stava facendo da coniglietto bianco nel Wonderland di Aya Drevis. Un Wonderland molto brutto. Oh no, io questa parte me la ricordo. No, questa parte è brutta assai, è brutta assai, infatti c'è anche il corvo. Questa parte è brutta assai, raga. È proprio brutta, Dio santo, quanto. Oh mio Dio. Oddio. Ok, ho capito cosa devo fare, però signorina, lei mi spaventa un pochino. Ok. Madonna, la signorina è velocissima. Madonna, l'ho presa proprio a culo. Cioè, non l'avevo proprio vista. E qua? Ah! Signorina! È signorina, però è lei proprio. Dove mi fa? Ma non è giusto, signorina. Cioè, ma le sembra normale? Comparire così all'improvviso? Oh, Madonna. Sì, il fatto che stia rallentando non aiuta per niente. Salve. Lei è quel tipo di signorina che mi spaventa di più, sarò sincera, ovviamente. Merda. Ho trovato una gemma. Ho trovato una gemma! Ma dai, non mi vede? Come gli allenatori Pokémon, praticamente. Allora, piccola pausa, salvataggio. Ok. Cosa stai facendo? Perché la vuoi aiutare così tanto? Guarda che aiutarla non ci farà tornare normali. Perché non portare tutti qui? È molto più divertente. No, ferme. Fermi, non so. Madonna santa. E allora siete stronze. C'è un coso nel suo petto. Sì, tiralo fuori. Potrebbe sempre servire, però. Signorina. Perché? Aia. Nel senso, ciao, Aia. Madonna, è lei? Tu!
Ladro marcio. La pagherai se tornerai qui. Poveretta, vieni a casa, ti darò un po' di cibo. Ma praticamente raccoglieva tutti così in giro questo. E li metteva sempre allo stesso tavolo. Non essere timida. Da oggi sei parte della famiglia. Questa è Aya, la tua piccola sorellina, Lizza. Io sono una sorellona, quindi, ma guarda com'era carina quando era viva. E Aya, sono io, la tua sorella. No, dai, che tristezza. Quanto hai detto che saremmo stati una famiglia, mi hai mentito. Padre, perché? Io volevo solo far parte della tua famiglia. Mi dispiace. Pezze di stronze. Questa tiene anche il coltello in mano. Ma io da dove devo andare? Di qua? No, è chiusa. Pezze di stronze. C'è una chiave qui. Oh no, sta arrivando qualcosa. Eccoci. La parte di questo gioco che io odio di più. La volta che il cane si mangiò la chiave che mi serviva. Pezzo di stronzo! La chiave è andata via. Pezzo di stronzo, ridammi la chiave! Allora. Sì. Ok, adesso piano, che ci vuole un po' di... Oddio. Ok, piano, eh. Ah no, cazzo. Saluta, amore. Vabbè, cioè siamo morte. Non per il mostro, ma perché siamo cadute male di testa. Sì. Usali. Adesso. Ci siamo? Ti senti più tranquilla? Ok, aspetta. Ok. Hai finito di caricare? C'è un cazzo qua dentro, perché se avevi dovuto... Ma questo non si apre. Questa si apre. Molto, molto male. Oh no. Questa che serve?